Chi è Siddhartha? È uno che cerca, e cerca soprattutto di vivere intera la propria vita. Passa di esperienza in esperienza, dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica alla vita degli affari, e non si ferma presso nessun maestro. Non considera definitiva nessuna acquisizione, perché ciò che va cercato è il tutto, il misterioso tutto che si veste di mille volti cangianti. E alla fine quel tutto, la ruota delle apparenze, rifluirà dietro il perfetto sorriso di Siddhartha, che ripete il costante, tranquillo, fine, impenetrabile, forse benigno, forse schernevole, saggio, multirugoso sorriso di Gotama, il Buddha, quale egli stesso l'aveva visto centinaia di volte con venerazione. Oggi parliamo di Siddhartha. Oggi parliamo di un piccolo romanzo, Siddhartha, di Hermann Hesse. Come vedete, piccolo, insomma, non fruibile, bello, si può leggere, insomma, facilmente in pochi giorni, un giorno, insomma, addirittura, quindi va bene. Questo romanzo l'ho trovato a casa di mia sorella, anzi del compagno di mia sorella, non è casa di mia sorella, Arianna, mi raccomando. È molto molto profondo e significativo. Il titolo potrebbe trarre in inganno, nel senso che potrebbe far capire che si parla di Buddha, quindi di un romanzo tratto, diciamo, sulla storia di Buddha. Invece non è così. Il nome Siddhartha, anche se simile, e anche se all'interno del romanzo c'è appunto Siddhartha Gautama, il Buddha, non è la sua storia. È la storia di un ragazzo, di nome Siddhartha appunto, che fa parte della famiglia dei Bramini, una casta insomma della religione induista. Il papà, appunto Bramino, lui evidentemente dovrà diventare Bramino, ma comincia a porsi delle domande e a capire che tutte le ricchezze, perché comunque è una famiglia agiata, tutte le ricchezze che ha non gli interessano. Non gli interessano e lui vuole cercare la verità, quello che diciamo cerchiamo tutti nella nostra vita. Che cosa fa lui? Abbandona la famiglia, e in questo mi ricorda tantissimo, tantissimo San Francesco. Quindi le cose in realtà si vanno sempre un po' a somigliare, quindi le storie di personaggi, comunque sia romanzate che poi reali, vanno sempre, convergono verso lo stesso punto, quindi sia San Francesco che Siddhartha fanno parte, facevano parte insomma di una famiglia agiata con le ricchezze, ma questa ricchezza non li soddisfa perché vogliono di più. E che cosa c'è di più del denaro? Direte voi. Che c'è? C'è lo scoprire in realtà se stessi, appunto. È quello che cerca di fare, che ha cercato di fare sia San Francesco che in questo caso Siddhartha, e quindi parte insieme al suo amico, perché è un amico fidato, parte senza nulla, quindi si spoglia completamente dalle sue ricchezze, si spogliano entrambi e vagano ed errano nella ricerca della verità. Quindi avevano imparato ovviamente a meditare e quello che facevano nella casta dei Bramini era quello di fare sacrifici e comunque riti, abluzioni corporee, cose che Siddhartha non accettava, cioè il fatto, cioè lui si chiedeva: ma dopo aver fatto questo, io sono veramente realizzato nella mia vita? Che cosa ho concluso facendo dei riti e delle cose predisposte già da qualcun altro? E così appunto comincia il suo viaggio. E insieme al suo amico si trovano appunto a far parte di comunità senza niente, quindi nelle foreste, e chiedono l'elemosina e cominciano comunque a sviluppare quest'arte meditativa, soprattutto Siddhartha, in cui lui riesce, in poche parole, a estraniarsi dal suo corpo fisico e ad uscire dal suo corpo e sentirsi tutt'uno con l'universo. Una volta acquisita anche questa tecnica, però continua sempre, perché il suo è un viaggio che non ha mai fine, cioè non c'è mai un senso finale dove arrivare realmente, perché il senso non lo trova mai, perché più
più va avanti e più riesce ad affinare delle tecniche, riesce a sentire proprio, diciamo, tutto il mondo, e più in realtà lui cerca sempre qualcos'altro. Quello che cerca di fare lui è di distaccarsi completamente dalle dipendenze del mondo, come anche gli affetti, quindi abbandonando appunto la famiglia, la materialità, abbandona tutte le dipendenze, esce fuori dal suo io, riesce ad osservarsi, riesce a vedere tutto quello che c'è intorno a lui, ma questa cosa continua però a non soddisfarlo, credendo appunto nell'incarnazione. Lui cerca di spezzare queste catene, quello che poi appunto Gotama il Buddha, Siddhartha Gotama il Buddha, aveva realizzato. Quindi lui cerca appunto di... lui dice perché? Perché bisogna soffrire nella vita e comunque rincarnarsi per poi risoffrire un'altra volta, e quindi questa sofferenza che lui non accettava. Incrocia a un certo punto con il suo amico, il Buddha, con cui ha un colloquio, e decide comunque, dopo anche questo colloquio, di abbandonare il suo amico Govinda, lo lascia insieme al Buddha, per appunto evitare di rimanere attaccato e quindi crearsi una dipendenza anche con il Buddha, quindi avere una dipendenza anche con un maestro illuminato. Però lui vuole seguire la propria strada, lui vuole sentire, perché in realtà quello che lui cerca di fare è di non acquisire una tecnica e quindi un qualcosa che qualcun altro ha sperimentato. Lui vuole sperimentare su se stesso questo spezzare queste catene appunto della reincarnazione. E questo è un punto importante secondo me proprio nella spiritualità di tutti, cioè il fatto che comunque di solito noi ci affidiamo sempre a qualcun altro, cerchiamo sempre in qualcun altro il maestro. Quando parli si spenge la fotocamera, eccezionale. Dicevo, Siddhartha cerca quindi tutti, no? Nella nostra vita cerchiamo sempre di prendere a modello qualcuno. Che sia una religione, che sia un, appunto, un maestro, che sia qualsiasi cosa, questo ti fa dipendere da quella cosa, da quella persona, da quella filosofia, da quella. Quindi bisognerebbe avere un ampio raggio, un ampio spettro, diciamo, allontanarsi in realtà da quella cosa per avere una visione generale. È quello che fa appunto Siddhartha in questo romanzo. Si estranea addirittura dal Buddha. Lo capisce, accoglie il suo pensiero, ma se ne distacca e continua ad errare, quindi a vagare, a errare e non sbagliare, errare nel senso di vagare, quindi vaga alla ricerca di qualcosa. Arriva a un punto in cui ha un'altra illuminazione, capisce che sfuggire alla materialità, quindi a quello che diciamo lui non sente proprio, quindi lui vuole, diciamo, evitarla la materialità, il minimo indispensabile. Capisce che in effetti la propria esistenza invece gode nel momento in cui comincia a vedere la materialità con occhi diversi, cioè accetta che il sasso sia un sasso, che l'uccello sia un uccello, che l'albero è un albero. Accetta il male, accetta il bene, cosa che in realtà aveva già fatto prima, ma accetta l'esistenza di tutte queste cose del mondo, quindi non le scaccia via, le accoglie, e quindi ogni cosa su cui i suoi occhi si posano trova nuova vitalità, trova un altro senso nel vivere. E lì comincia un altro percorso ancora. Quindi tutto quello che lui da cui era fuggito, era rifuggito, lo accoglie. E quindi che fa? Va a finire in un posto dove c'è una donna che vende il proprio corpo, che però ha molti soldi, è ricca, e quindi va a finire dentro quella casa, e da lì comincia praticamente a perdersi nuovamente. Quello da cui era fuggito lo deve necessariamente accogliere. Perché questo? Proprio perché lui
cercava e ha sempre cercato di fare esperienza di ogni cosa della vita, anche in quel caso deve fare esperienza oggi non è cosa con la fotocamera, batteria scarica, allora deve fare esperienza anche delle cose materiali, carnali, quindi intraprende un altro appunto viaggio dentro se stesso, ma non medita più, non parla più di spiritualità dentro se stesso, ma appunto si dona al mondo e quindi ha una serie di esperienze col sesso, con la ricchezza, fino a che nuovamente abbattuto, perché raggiunge l'apice, la montagna, in cui anche in quel caso si stufa, si stanca di tutto quello che ha fatto, quindi nella parte sessuale, nella parte di ricchezza, ha fatto esperienza reale di quella cosa, e una volta che ha fatto esperienza di quella cosa, capisce nuovamente di doversi stracciare nuovamente le vesti, e continua imperterrito, è un enorme cerchio la sua storia, è un cerchio che continua sempre. In questo caso mi ricorda molto il romanzo di Márquez, Cent'anni di solitudine, in cui la famiglia che viene rappresentata in realtà segue sempre un cerchio e non c'è mai una vera fine. Quindi che succede? Ovviamente non vi svelo il finale se voleste leggerlo, ma alla fine di questo suo giro arriverà insomma a una realizzazione della propria esistenza, e questo solo dopo aver fatto la sua personale esperienza di ogni aspetto della vita. Questo è un punto molto molto secondo me preciso e vero, cioè sentiamo sempre parlare di ogni argomento, di ogni cosa, quindi a livello spirituale anche soprattutto, ma ne sentiamo solo parlare. La realtà, la verità propria, la si acquisisce solo nel momento in cui si riesce effettivamente a fare esperienza di quella cosa che ti hanno raccontato. Quindi solo in quel caso tu effettivamente puoi sentire, e nessuno, cioè tu non puoi dare, anche il Buddha stesso non poteva donare ai propri discepoli, a chi lo seguiva, quello che lui aveva provato nell'illuminarsi. Anche il maestro più immenso non può mai trasferirti le proprie sensazioni, devi essere tu a fiorire e a illuminarti facendone esperienza. Questo è un punto molto importante secondo me. Quindi il fatto di non affidarsi, di abbandonare comunque, ascoltare, sì, vedere, osservare e quindi acquisire queste informazioni, ma poi l'esperienza reale va fatta da soli. Un romanzo che vi consiglio perché è comunque appunto una storia profonda che secondo me può cogliere tutti, ci sono frasi insomma che rimangono dentro. Leggerò il pezzo iniziale, un piccolo pezzo, nel mio canale Spreaker, che metterò sotto nel link in descrizione, quindi se ti va di ascoltare le frasi iniziali del libro, vai nel link. Ti ringrazio di aver visto questo video, se ti va iscriviti a tutti i social che ci stanno, di cui metterò i link sotto, Instagram, Facebook e YouTube. Insieme al mio amico Gianmarco, ricordo sempre, facciamo un podcast che si chiama Menti Supposte, vallo a sentire se ti va, seguici anche lì, condividi soprattutto, perché se tu condividi questo semplice video, per te non costa nulla. Io magari arrivo a più persone e le persone che sono interessate magari a leggere possono usufruire di questa cosa, anche se non ti interessa, condividilo comunque, va bene? Grazie, ci vediamo alla prossima.